Ciao ragazzi, ben ritrovati. Sto camminando in questa faggeta alla ricerca di un posto dove accamparmi per stanotte. Siamo in autunno inoltrato, stanno cadendo le ultime foglie, il paesaggio è gradevole, il bosco è silenzioso e io sono già in pace con me stesso e col mondo. Sono anche carico, come vedete, ho lo zaino grande perché oggi ho portato dell'attrezzatura un po' particolare. Scusate, c'ho il fiatone. Una tenda che consente di installare al suo interno una stufa a legna. Adesso trovo un posto adatto per fermarmi, allestisco il tutto e dopo vi faccio vedere come mi sono organizzato per questa notte. Ho trovato questo posto che è praticamente perfetto, manco nei manuali si trova uno spot del genere. È leggermente sopraelevato e gli alberi sono abbastanza radi, quindi fanno passare la luce del sole e mi aspetto che il terreno sia relativamente asciutto. Chi è che osa? Chi è che osa telefonarmi mentre sono nel bosco? Stavo dicendo che mi trovo in questo posto sopraelevato, soleggiato, ventilato e quindi mi aspetto che il terreno sia relativamente asciutto, dico relativamente perché qui sono due settimane che piove praticamente tutti i giorni. C'è una disponibilità di legna enorme perché ci sono questi grossi faggi caduti molto vicini al campo, uno e due, quindi per una volta non dovrò ammazzarmi di fatica per trasportare la legna. E qua c'è questo ceppo che mi sarà utile per spaccare un po' di ciocchi. Per quanto riguarda il setup per la notte, sto utilizzando una mini pick XL della Lux Outdoor, una tenda che, come vi dicevo prima, ha lo stove jack, ossia ha questa apertura che consente di far passare la canna fumaria e quindi di installare una piccola stufa. Questa qui è una Winnerwell Fast Fold, non riesco ad articolare le parole, comunque significa che si ripiega facilmente su se stessa. Lega di titanio, molto leggera, l'ho messa da questo lato, qui metterò una piccola catasta di legna e io mi posizionerò invece da quest'altro lato. Per il momento mi fermo qui, non entro nei dettagli di questa attrezzatura, perché nelle prossime settimane vorrei fare una serie di video proprio dedicati all'hot tenting, al campeggio con tenda e stufa, e quindi avevo modo di approfondire e vi spiegherò per filo e per segno tutto quello che c'è da sapere. Il piano adesso è fare più legna possibile prima che faccia buio, così poi quando arriva il freddo vero mi rintano dentro la tenda con la stufa accesa e chi si è visto, si è visto.
merendina a base di cracker spalmati con crema di ceci, con questa spatola di legno autocostruita sul posto. Il tempo non è dei migliori, pioviccia, è tutto grigio. Sono le 2 del pomeriggio, ma sembra che debba far buio da un momento all'altro. Piovuto per circa un'oretta, adesso ha smesso, quindi ne sto approfittando per spaccare un altro po' di legna. Sono le ore 4:27 e come vedete è già praticamente buio e aspetto ad accendere il fuoco perché fino a stasera alle 10 è lunga, poi mi tocca farne un bancale di legna. Ha ricominciato a piovere, per cui mi sono infilato definitivamente in tenda. Ho una catasta di legna di tutto rispetto, adesso la faccio pure vedere. Eccola qua, guardate che bella, allumino pure per bene, eh? Mica male, eh? Adesso con questi bastoncini qua, questi, proverò a fare dei feather sticks per accendere la stufa. Raga, non potete capire cosa diavolo sto facendo per far partire questa stufa. Mamma mia, la legna è fradicia. Maledizione. Oddio, ho dovuto pure aprire perché usciva fumo. E nel frattempo si è rimesso a piovere per bene. Che bello!
ma perché non me ne sto a casa sul divano? Maledizione! Pare che è partita. A forza di insistere, con qualche imprecazione ben assestata. Date un po' un'occhiata. Sta andando? Inizia a far caldo qua dentro. Spero che asciuga un po' perché è tutto fradicio. La canna fumaria si è scaldata, sta cominciando a tirare per bene. Ho messo un po' di pezzi di legno qua sopra nella speranza che si asciughino un pochetto. Stasera apro l'ultima busta di carne secca. Da qualche mese a questa parte ho smesso di mangiare la carne e sto andando piuttosto bene. D'altra parte questa qui era rimasta nell'armadio e va consumata. È complicato fare le riprese qua dentro. No, c'è poco spazio. C'ho pure il cracker con l'hummus. Ho portato una cena veloce. Pensavo che avesse smesso di piovere perché non sentivo più battere sulla tenda, invece sono uscito un attimo fuori e fa un'acquetta molto molto fine. È tutto fradicio. Qua dentro invece si sta una favola. La stufa ha scaldato tanto e si è asciugato quasi tutto. E siccome si è fatta una certa, mi sa che comincio a prepararmi per la notte. Ho preparato un po' di trucioli e un po' di legnetti per accendere domani mattina. Li ho messi ad asciugare sulla stufa perché, come vedete, ancora buttano acqua. Buongiorno, stanotte ha tirato un vento pauroso, infatti niente condensa. Cacchio, c'ho la batteria scarica ed è l'ultima. Allora ragazzi, ho tutte le batterie della videocamera scariche, quindi sono costretto a usare il telefono. Non so come sia potuto succedere perché di solito mi regolo. Vabbè, stavolta sono andato a ruota libera. Perdonate la scarsa qualità del video e probabilmente anche dell'audio, però almeno riesco a concludere il video. Volevo anticiparvi un dettaglio che mi piace molto di questa tenda, ossia che si apre completamente e anche che è molto spaziosa, vedete? C'entra comodamente una persona a dormire su questo lato e da questo lato, volendo, c'è spazio per mettere la stufa, per mettere una catasta di legna. Ora non vorrei esagerare, ma con un po' di fantasia probabilmente c'entra anche una seconda persona su quest'altro lato, stando molto stretti. I legnetti che ho preparato e asciugato ieri sera hanno funzionato, il fuoco si è acceso quasi subito. Adesso mi preparo un bel tè caldo. Intanto che aspetto che bolle l'acqua, mi mangio sta barretta. Poi dopo, se mi gira,
mangio pure quell'altra. Nel frattempo, non so se si riesce a vedere fuori, ha cominciato a piovere di nuovo. Sta legna fuma, butta acqua come una fontana, guardate qua che roba. Il fuoco è moscissimo, ci sto a mettere 3 ore per scaldare un bicchiere d'acqua. Che ne dite di sta tecnica? Niente male, eh. Non provate a farlo a casa. Tra ieri sera e stamattina ho sperimentato tutti gli stadi della follia e dell'alienazione. Adesso sono arrivato allo stadio quello dell'accettazione. Ah. Mi vedete come sono calmo? Ci siamo. Ragazzi, come avete visto, quando si avventura all'aria aperta non è sempre tutto rose e fiori. Capitano le giornate storte e quando è così bisogna armarsi di pazienza. Pazienza che io a volte perdo attraversando vari stati di delirio. Poi a una certa mi dico, zio, ma non è che stai a casa tua, che accendi il fornello e in 30 secondi c'è l'acqua calda? E non sei re del bushcraft che deve ogni volta accendere il fuoco per forza alla prima botta? Lì mi calmo ed è questo che mi piace della vita all'aria aperta, che ti fa rimettere tutto in discussione e che ti rimette al tuo posto. Grazie per avermi seguito, lasciatemi un commento qui sotto se vi va, ci vediamo al prossimo video, ciao!